Benvenuti qui al teatro dell'OPG Filippo Saporito di Aversa. E sarà proprio qui che stasera daremo vita allo spettacolo natalizio Note da legare. La casa della musica randaggia non ha porte né chiavi. Rita Caruso, presentatrice di questa sera di Note da legare qui all'OPG di Aversa. Allora, guarda, ti dico, talmente che sono emozionata oggi, ma non tanto per quello che sto facendo, ma dove lo sto facendo, che sono stata tutta la giornata in silenzio, perché ho avuto modo di riscontrare una verità che forse non conoscevo oppure non accettavo, cioè quella delle persone che sono qui, persone veramente splendide, perché poi ho avuto modo di parlare con qualcuno di loro, addirittura, come già dicevo prima, una persona mi ha fatto il baciamano, cosa che oggi proprio non è che capita sempre. Sono delle persone che stanno a donare veramente tanto. Nella mente. Oggi qui una nuova iniziativa proprio all'OPG, Note da legare, di cosa si tratta? In realtà è una bellissima iniziativa ideata da un gruppo di artisti del territorio, soprattutto dal magistrato Nicola Graziano, che è una persona di grande sensibilità e di grande solidarietà, ha voluto oggi mettere su questo evento. Per quanto ci riguarda, noi siamo qui come Pulcinellamente, come CASMU, per dare sostegno a queste iniziative, perché rafforza un percorso che noi stiamo portando avanti da qualche anno in questa struttura, grazie alla dirigenza della dottoressa Palmieri, grazie al comandante Mosca e altre persone della struttura dirigente che ci danno spazio per esprimere attraverso l'arte, la musica, il teatro e altre forme e linguaggi artistici, per esprimere solidarietà e vicinanza agli internati che appunto vivono, come dire, situazioni particolari. La vita purtroppo ha riservato loro dei cammini di dolore e di difficoltà, per cui da questo punto di vista noi stiamo qui per esprimere sostegno a questa bellissima manifestazione e, ripeto, per rafforzare e rilanciare un percorso che va avanti da qualche anno. Mario Guida, presidente dell'associazione CASMU, come abbiamo già detto prima, un'iniziativa importante proprio organizzata da voi, Note da legare. Chi saranno gli ospiti d'onore qui questa sera? No, io intanto ci tengo a precisare, perché l'evento fa parte dell'istituzione dell'OPG, l'unico evento in 2 anni che fa parte proprio. Però io ho voluto dare il mio contributo, perché sarebbe state, come dire, da 2 anni sto facendo tante quelle cose, ho detto, ma perché non fare anche il tecnico? Che stasera sono in veste di tecnico, però devo ringraziare al maestro Sio Giordano, perché mi ha messo tutta la strumentazione sempre a titolo gratuito, come anche il PD Oro, stasera c'è il suo sostegno di funzionamento sempre. E la mente si sa chi è, perché l'artista è internazionale stasera, non è un artista italiano, ma è italo-tunisino. Un artista che ha fatto con Massimo Nerile, con Gragnanil, con Gigi Finizzi. Quindi per me è bello stasera, anche non di organizzatore, diciamo, reparto tecnico insieme al maestro, che ormai stiamo diventando la coppia famosa anche per il lotto, dove faremo Antonio e Bonomo, un Viviano non solo. Io ringrazio sempre voi che siete sempre presenti, e questa è una bellissima cosa. Sio Giordano, direttore tecnico, un'altra iniziativa proprio qui all'OPG di Aversa per questi internati che vogliono avere la voglia di vivere un Natale diverso. Diciamo che oggi sono da supporto, non è un evento che abbiamo organizzato, l'ha organizzato direttamente l'OPG. Noi, siccome lavoriamo da oltre 2 anni con l'OPG, con l'associazione CASMUN e con Pulcinellamente, oggi siamo da supporto tecnico, infatti c'è tutta l'attrezzatura tecnica per far esibire Barca Ben Taleb, che è un'artista italo-tunisina, internazionale. Poi dopo avrete modo di ascoltare, magari di intervistare anche lei. Comunque un bel evento, noi veniamo sempre con quello spirito di portare un poco di gioia e di allegria, di felicità agli internati, specialmente quelli che si trovano in questa struttura, che sono, come sappiamo, sono particolari. Sì.
Tunisina. Hai duettato con vari artisti di caratura internazionale come Gigi Finizio, Massimo Ranieri, se non erro. Con tanti, ecco, con tanti artisti nostri napoletani, e la cosa bella è unire le culture, quello di Nord Africa e del sud dell'Italia. Però noi sopriamo tutto, perché per me sud e nord, che ogni nord è un sud e ogni sud è un nord. Con quale repertorio ci delizierai questa sera? Qui abbiamo lavorato su dei brani che, sperandoci, ecco, napoletani, però dove ho messo la mia lingua, questa è l'unione dei popoli. In questa serata particolare voglio ringraziare tutti loro che ci hanno dato questa opportunità e che ci hanno fatto questo regalo di stare insieme a loro.